Signori, buonasera dalla Labim Alaka. Stasera, per il piacere mio, ma soprattutto vostro, Cristina Marconcini. Buonasera, buonasera Paolo. Tu hai la tua trasmissione, ormai sei lanciata nell'Olimpo, fra le dee, pochissime ragazze che parlano di rugby con cognizione di causa. Ti ringrazio per le splendide interviste, le immagini che ci ha mandato da Colorno. Hai portato, non fortuna, di più, Meno 46 a male. 10. Per i Medicei, una partita dove c'è stata storia soltanto nel primo tempo, perché i Medicei, di questo adesso andremo a parlare con Cristina, che l'ha potuta vedere dal vivo, le sue foto meravigliose per Firenze Viola Supersport, che avete visto nel penultimo numero del giornale, quello di lunedì scorso, di martedì scorso per Firenze, mentre domani, vi ricordo, Firenze Viola Supersport. Ci sono notizie non solo di rugby, non solo di football americano, non solo di pallavolo. Tutto ciò per il quale uno vuole approfondire, vuol conoscere risultati, opinioni, le pagelle, sia mie che il direttore Stefano Ballerini sulla Fiorentina e non ultime Le mie foto. le foto di Cristina Marconcini. Senti, parlando dei Medici, hanno mosso la classifica, avevano un punto soltanto, quello conquistato con Calvisano. Che partita hai vista? Tu che respiri la stessa aria dei giocatori, vedi il campo, senti quello che dicono. Molto. Te sei nel vulnus Sì, del sì, 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 gioco. sì, sì. Allora, vabbè, intanto ti ringrazio per le belle parole sulla No, mia siamo noi che trasmissione ringraziamo te. e sulle mie foto, soprattutto, che ultimamente mi piacciono molto. Allora, la partita di Colorno finalmente è arrivata una vittoria, come dicevi te, eravamo davvero fermi a un punto bruttissimo, proprio il morale sottoterra, proprio bruttissimo, bruttissimo. Invece è arrivata questa vittoria e, come ha detto Pasquale Presutti nel post partita, squadra che vince, poi è più felice di rimettersi in gioco e di riniziare gli allenamenti il lunedì. E infatti io li ho visti veramente, veramente felici dopo tanto, tanto tempo. Ho visto che si divertivano in campo e era sì, tanto che non li vedevo così. Ogni palla che prendevano la portavano molto avanti, ma non solo per giocare, per battere Colorno, per portare punti, ma proprio perché stavano giocando al rugby, hanno riscoperto un po' lo spirito del rugby, che magari quando perdi tanto, quando ci sono queste sconfitte che ti fanno un po' stare male. Puoi anche perdere, perché giocare è bello, sì, ci vuole passione, però devono anche arrivare i risultati, se no magari No, ti lasci un po' andare. giocare divertendosi a livello di tutti gli sport aiuta a vincere, vincere aiuta a vincere. Dobbiamo dire che il calendario dei Medici è stato quanto di più drammatico perché la squadra di Presutti ha cominciato con Padova, poi Calvisano, le Fiamme Oro, poi Colorno stessa, che comunque sì, però magari è non una. è una No, realtà consolidata, è una però era competitor, poi sabato 21 arriverà a Rovigo. Rovigo, quindi tutta una serie di squadre che indubbiamente sono accreditate per andare a giocarsi Valo Rugby, tutta una serie di squadre che andranno a giocarsi i playoff, quindi le squadre di playoff con Rovigo dovremmo averle affrontate tutte, ricordiamo vanno in quattro, quindi io credo che Padova, Calvisano, Fiamme Oro, Rovigo, Valo Rugby, una lascerà il passaggio, però non si sfugge da queste 5. Sì, ecco, magari la vittoria, secondo me, la sconfitta, secondo me, più sofferta è stata quella con il Valo Rugby, che l'anno scorso ci ha dato prova di essere una grande squadra, appunto come dici te, degna di essere tra le prime quattro, tra le prime cinque, comunque molto alta in classifica. Però non lo era fino a qualche anno fa, quindi forse pensavamo di potercela giocare un po' alla pari, e quella meta subito iniziale, in pochi secondi giusto di gioco, è stata secondo me veramente una battuta d'arresto, cioè è Sì, stata secondo me la cosa più quella. tosta dall'inizio del campionato. Vedete perché Cristina, io la stimo tantissimo, perché ha parlato di quella meta. Avevamo finito con Calvisano e come abbiamo ricominciato col Valo Rugby. Calvisano, una partita che la Toscana Report mi dice aveva praticamente vinto. Potevano essere 4 punti e pensate uno solo per Calvisano. Alla fine partita, 5 punti.
per Calvisano, uno solo per i Medicei, perché il calcio, il drop di Newton aveva portato avanti i Medicei. Purtroppo sul calcio d'inizio la torre, l'ascensore non era andato a buon fine, avevano perso il pallone. Bravissimi, bravissimi. I ragazzi di Calvisano a non perdere mai il pallone, a non commettere scorrettezze, bravi anche i Medicei a difendere, però alla fine la squadra campione d'Italia era riuscita a realizzare la meta. Bene, finisce la partita, uno pensa che i ragazzi abbiano lavorato su questo fondamentale. Calcio d'inizio, batte Valoregby a Reggio Emilia, si manca il pallone e poi subiamo la meta. Da dove avevamo finito abbiamo ricominciato e questo aveva giocato, giustamente Cristina sottolineava, soprattutto perché anche lei abbia un discorso di psicologia. Assolutamente, a livello morale è stata proprio una bella botta. Cioè, le mete degli altri fanno sempre male, Ma c'è fanno. meta e meta. Ecco, una proprio dopo due veramente secondi di gioco. 24 secondi, credo sia una delle Sì, mete più veloci più del top veloci, 12. sì. Sì. E quindi proprio hanno, non dico smesso di lottare perché non ci voglio credere, perché comunque stimo i ragazzi e so che comunque cercano di dare sempre il massimo, però insomma è come a pallavolo magari perdere subito il primo set, è difficile trovare la voglia di giocare anche gli altri, dici porca miseria Sì, che ormai. poi nella psicologia, ne abbiamo parlato con Stefano Stefano, Nicoletti, sì. che spesso è ospite, un ragazzo che fa del mental coaching, una delle sue studi, delle sue aree di ricerca. Sembra quasi impossibile pensarlo, ma è molto meglio anche al pallavolo femminile perderlo 25-14. Beh, abbiamo buttato via, adesso ricominciamo. Che perderlo magari come ha perso il Bisonte domenica scorsa 33-31. Perché lì hai tanti, tanti, tanti rimpianti, 25-14, dice, beh, non ho rimpianti, sono stati più forti, beh, ricominciamo, si comincia la battuta, andiamo Esatto, avanti. 14 punti almeno li ho fatti, quindi qualcosa Da ho qual fatto. parte bisogna Esatto. cominciare? E quindi secondo me è successa un po' la stessa cosa anche per quella partita, o come anche le altre, quando vedi l'altra squadra che ti sovrasta a livello fisico, poi vai giù anche a livello mentale. Senti Cristina, la partita di Colorno ci ha evidenziato due cose per i Medicei, e questo è un dato di fatto. Abbiamo dei tre quarti fantastici, belli belli da vedere, grande partita, Rodwell, lo stesso Menon, Tuculet. Tuculet veramente performante. Abbiamo sui tre quarti, devo dire, ottima la prova anche di Alessio Mattoccia, Biffi. Purtroppo la Toscana Report mi dice, ricordiamo che mancano per infortunio Cornelli, Giovanchelli Anche lo e stesso Cosi, che Duccio comunque magari Cosi, non che è però certo, è un elemento abbastanza nel pacchetto di importante. Mischia ci mette tutta la grinta, tutta la gara fiorentina che lui ha a tocchi, anche se nel calcio adora dei falsi e bugiardi, ma Ma questo è un altro discorso. questo è un problema suo, però quando veste la maglia dei Medicei è veramente, veramente determinante. Però in Mischia soffriamo, Cristina, Sì, soffriamo sì, da sì. morire, soffriamo. Guarda, con Stefano Ballerini la mattina quando facciamo la nostra rassegna stampa abbiamo parlato della partita, soffriamo dalla finale che portò la Toscana Report Medicei all'epoca eccellenza, adesso top 12, con l'Aquila, dove Schiavone e Montivero fecero tutta la differenza del mondo. Quando ci sono le mischie, i medici vanno in sofferenza assoluta. Sì, è una mischia, si dice, leggera, giusto? Leggera, Leggera, giusto. quindi una mischia che magari non regge bene il gioco e nonostante sia comunque allenata da una persona molto esperta Uno di dei re mischie, della mischia. Pasquale Fresutti, appunto. E, non saprei, ecco, a me piace tanto il gioco quando si muove, quindi il gioco dei tre quarti. Il gioco di mischia non sono molto esperta No, perché il ma gioco si ferma e guarda. lì magari mi perdo a guardare un po' il particolare e tutto. Purtroppo sì, abbiamo questo problema, molte che si vuol dire appunto perdere la palla in quel momento. Guarda Cristina, non hai detto una cosa che può apparire banale e ovvia, perché il board, tu sai che nelle nuove regole
nella mischia, soprattutto nelle mischie chiuse, ha dato un tempo per il quale la palla deve uscire, perché sennò le fasi statiche portavano a una noiosità del gioco. Però dalla mischia bisogna ripartire, perché la mischia è il fondamentale che fa tutta la differenza del mondo, e nella mischia chiaramente le seconde e le terze linee, perché oltre a spingere nel gioco moderno devono portare avanti il pallone e si devono proporre in maniera assoluta. Una volta il 4 e il 5 che sono le seconde linee, poi c'è il numero 8, poi il 7 il 6 che sarebbero i flanker. Una volta bastava fossero grossi e facessero mischia. Adesso si devono muovere. Sono stato rimproverato perché ho parlato di l'azione che ha portato alla meta di Colorno. Chiaramente stavo spiegando il fuorigioco, che i giocatori devono stare dietro la linea del pallone. Chiaramente mi è stato detto, quelli che stanno oltre la linea del pallone se non partecipano al gioco. Chiaro, è come una sorta di fuorigioco del calcio. Se uno si esenta dal partecipare all'azione, non è fuorigioco, ma mi sembrava banale dirlo. Il pallone viene calciato, tutti dietro, quelli che sono davanti non devono partecipare. In quell'azione lì, cara Cristina, abbiamo assistito a un'altra scorrettezza, a due scorrettezze che vengono punite. La prima si deve placcare dalle spalle in giù. Non posso placcare al collo. È molto pericoloso, tra l'altro. Tu che hai fatto il corso per arbitro, come si segnala il placcaggio al collo? L'arbitro fa così e significa placcaggio al collo. Cosa implica il placcaggio al collo? Un calcio contro, che può essere piazzato tra i pali, oppure... Poi ovviamente dipende dalla strategia della squadra. Cosa è successo poi anche nel placcaggio, quanto intenzionale certo. Per poi appunto andare a fare sanzioni un attimino più grave. De Marchi ha pagato con il giallo. Infatti. Può andare quando sono vicino all'area di meta, molto spesso il mediano di mischia o il giocatore la gioca veloce. Però quando si gioca veloce calcio libero, a quanto devono stare devono stare ai 10 metri. Non è che uno calcia e si trova, e la sanzione è portare anche come le proteste, c'è un'ulteriore sanzione, può portare anche, se ripetuta, al giallo. In quel caso era il giallo per placcaggio al collo e quindi abbiamo subito. Però nel secondo tempo Colorno, mai una squadra, ripeto, che ha speso tanto, però non ha mai ha investito parecchio, perché l'obiettivo è salvarsi e quest'anno sarà anche l'obiettivo dei Medicei, non ha mai pensierito la difesa ottima dei Medicei. Sì, e io cercherò anche di darti una spiegazione. Io ho chiacchierato un po' nel post partita con non soltanto con i ragazzi, ma anche con i tifosi del Colorno, che conosco più o meno, perché poi ci ritroviamo a vedere le partite delle Zebre a Parma. Ho chiacchierato anche con le mamme, che sai sono sempre molto presenti. La cosa che è venuta fuori da tutte queste chiacchiere è che ci hanno sottovalutato per la partita che era stata proprio il sabato scorso. Ci hanno sottovalutato, non ci hanno studiato come invece noi li abbiamo studiati per replicare quella che era stato l'ottimo gioco anche della volta scorsa, ma soprattutto per amplificarlo e per andare a vincere. C'è stato, parlando di altri sport, abbiamo perso perché non abbiamo avuto fame. Colorno, giustamente, nella partita pseudo amichevole di Coppa Italia, e qui devo dirti che è mancato molto il tecnico del Colorno, chiaramente doveva dire: guardate, la partita di Coppa Italia, che era un amichevole, è un conto, c'era parecchi ragazzi, infatti della Serie A, e lo abbiamo pagato a Prato, poi a parte il Pantano. Sconfitta per la Serie A di Sorrentino. Però ricordatevi che il campionato si suona e si balla e si canta un'altra musica. Lo spartito può essere lo stesso,
Però si canta, si balla un'altra musica. Io ti devo dire, sono da una parte d'accordo sul fatto di magari cambiare la squadra, di mettere magari ragazzi che non hanno molto minutaggio con il top 12 per una partita di Coppa Italia. Secondo me, dal mio punto di vista, è comunque una coppa, è comunque un modo per farsi vedere, per allenarsi in campo contro una squadra che non è magari. Guarda, sulla riforma della Coppa Italia c'era un bellissimo intervento su All Rugby, la rivista che parla di rugby, proprio per rivalutare questa Coppa Italia che diventa una coppa snobbata, che diventa Infatti, quasi un peso, al di là del fatto che infatti. poi vada bene in finale, ci vanno le squadre più forti, Petrarca e Rovigo andranno sicuramente in finale. Succede un po' quello che succede nel calcio, viene snobbata fino alle semifinali. Sì, che secondo me, appunto, ti ripeto, è giusto magari per far riposare i giocatori che hanno tanto minutaggio, però insomma, mi dispiace un po' perché comunque è sempre un'occasione per farsi vedere, è una coppa e. Soprattutto per i medici, squadra che avrebbe Infatti, bisogno di farsi esatto. vedere, ripeto, l'anno scorso è stata snobbata alla grande, è dispiaciuto perché insomma, a Firenze portare un trofeo nel rugby sarebbe stato qualcosa di importantissimo. Ma Importante. abbiamo un graditissimo ospite, un campione, un amico che ho salutato anche in Giappone, eravamo tre giornalisti italiani, c'era più giocatori che giornalisti. Esatto. Max Banda, ciao, buonasera! Ciao a tutti, buonasera. Ciao Max. Senti, comincio subito con una cattiveria. Le zebre hanno vinto perché non giocavi Guarda, per fortuna abbiamo vinto anche settimana scorsa, quindi non posso dire che hai ragione. Però dai, sta andando bene la seconda vittoria consecutiva, speriamo ce ne sia una terza, una quarta e una quinta. Sì, assolutamente, perché ne ha bisogno tutto il movimento, le franchigie sono i vessilli, le bandiere del rugby italiano e anche se noi ci occupiamo, essendo a Firenze, principalmente di top 12, andiamo sempre a vedere quello che succede in casa delle zebre, soprattutto Cristina che ha delle domande da farti. Io ti faccio un paio di domande dopo sulla nazionale di cui tu sei uno dei giocatori principali. Cristina, Max è tuo, fagli le domande che vuoi, sii cattiva. Ma no, assolutamente. Senti, Max, appunto, come Aia. diceva Paolo, purtroppo no, non hai giocato queste ultime partite. Che cos'è successo? Che hai? Come ti senti? No, in realtà non ho giocato solo l'ultima partita, della scorsa contro i Dragons, i gallesi, sono riuscito a giocare per tutti i 80 minuti. Sono piccoli acciacchi, poi abbiamo un po' di turnover, finalmente abbiamo una squadra lunga, possiamo contare su giocatori di valore che possono alternarsi tranquillamente, quindi possiamo respirare un po' di più rispetto agli anni scorsi in cui avevamo un po' meno numeri e molte volte eravamo rimaneggiati tra infortuni e acciacchi, alla fine giocavamo davvero un po' troppo. Adesso finalmente sono cambiati i tempi e speriamo che queste vittorie ci portino altri bei risultati davanti. E io lo spero perché lo sai, ci tengo molto alle zebre. Senti, ora prossima partita, appunto avete il ritorno di Challenge Cup e poi vi aspettano i due derby italiani con la Benetton. Che Benetton vedi? Com'è questa squadra rispetto magari alla stagione scorsa? No, sicuramente sono una squadra molto competitiva, giocano un buon rugby, ultimamente hanno sprecato delle opportunità come noi molte volte, quindi posso capirne, ma sicuramente i derby sono sempre derby alla fine, quindi tutte e due le squadre saranno agguerrite, aggressive, sia in ottica del campionato, ma anche ovviamente in chiave nazionale. Ci sarà, diciamo, lega in campo per tutte e due le partite sicuramente. Senti Max, adesso io ti faccio un'entrata laterale, non si può nel rugby, ma io sono scorretto, quindi te la posso fare. Come si gioca contro compagni di squadra e amici? Perché Benetton e Zebre sono le franchigie che danno giocatori alla nazionale. Come ci si approccia a giocare contro gli amici? Appunto, l'hai detto te, sono compagni di squadra e amici fuori dal campo. In quegli 80 minuti assolutamente sono come se fossero il peggior avversario, assolutamente. No, no. Non si guarda in faccia a nessuno. Poi ovviamente
la stuzzicata, la battuta in campo ci può stare, ovviamente la parte della squadra che vince, però no, assolutamente si rispettano fino all'ultimo, anche perché sicuramente il tuo avversario non vuole concederti niente, quindi tu non devi fare lo stesso. Sì, guarda, sono le stesse parole identiche, per me si sono messi d'accordo, mi disse Federico Ruzza. Federico mi disse: no, amici fuori dal campo, però quando li troviamo, no, vi siete messi d'accordo, siete degli sciagurati. No, ma è così, deve essere così assolutamente, altrimenti proprio tutta la questione del rispetto, no, viene a mancare, quindi prima di tutto il risultato e la competizione, poi fuori dal campo baci e abbracci. Poi quest'anno avete passato veramente tanto 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 tempo insieme, lontani pertanto da casa, quindi spero si sia il gruppo che comunque già c'era si sia consolidato, e speriamo che quest'anno sia un bel Sei Nazioni. Come lo vedi questo gruppo nazionale? Guarda, giusto l'altro giorno stavamo parlando e dal 2 giugno siamo tornati a casa il 13 novembre, quindi posso dire che è passato davvero davvero tanto tempo. Nel mezzo abbiamo avuto giusto qualche giorno di pausa, ma per il resto siamo stati 24 ore su 24 insieme. Ovviamente è stata un'esperienza che ci ha unito molto, ci ha fatto capire che abbiamo delle potenzialità. Alla fine l'unica partita che abbiamo perso, anche se di grande differenza, è stata contro i campioni del mondo, quindi possiamo sicuramente rimanere rammaricati anche di non aver giocato contro gli Blacks, però abbiamo anche dimostrato di giocare un buon rugby e di avere una certa distanza da altre squadre della competizione che comunque fanno parte del Tier 2, quindi il nostro obiettivo è quello di cercare di essere la squadra migliore di sempre, come ha detto Conor, anche se adesso non c'è più, lo fanno tutti, però gli obiettivi rimangono quelli. Dobbiamo continuare a avere risultati positivi, a avere più vittorie possibili. Queste Sei Nazioni assolutamente dobbiamo cercare di vincere, anche perché abbiamo dimostrato la settimana scorsa di potercela giocare come padre, quindi questo è. Senti, avete vinto le partite che dovevate vincere, sia ad Osaka che a Fukuoka. Fukuoka, per il Canada, intervistando anche il loro tecnico, disse in sala stampa che lui avevano preparato la partita contro l'Italia. Per loro la partita contro l'Italia era la partita da vincere. Li avete rimandati a casa con perdite. L'Italia aveva preparato sia da Pergine Valsugana, dove venimmo di Firenze Viola Supersport, facemmo le interviste, vi abbiamo seguito, ti ripeto, fino al Giappone. Forse era caricata un po' troppo la partita contro il Sudafrica, Max? Guarda, ti dico, il nostro obiettivo, anche diciamo cronologico, ovviamente erano prima le due partite contro la Nigeria e Canada, che comunque ci avrebbero permesso di essere qualificati ai prossimi mondiali. E poi, cioè, noi entriamo in campo, soprattutto siamo arrivati al mondiale con la speranza di qualificarci per il girone, quindi affinché potessimo farcela, in teoria lo sgambetto era quello di farlo, cioè era di farlo il sgambetto a Sudafrica, scusami, però col senno di poi sarebbe stata quella con gli avversi la partita diciamo chiave, perché davvero poi in Sudafrica si è dimostrata una grande squadra, nonostante la semifinale con Tallis non sia stata una bellissima partita, però poi in finale assolutamente ha dimostrato di meritarsela tutta. Senti Max, qui entro proprio nell'aspetto tecnico. Sempre di più, nonostante le mete spettacolari sono quelle delle ali, gli estremi, però i man of the match molto spesso sono le seconde, le terze linee. Mi viene a mente Itoje, Elizabeth. Aver soffocato le seconde e terze linee è stata una delle basi per la quale il Sudafrica ha vinto il mondiale? Beh, sicuramente, come possiamo dire, come abbiamo visto, Curry e Underhill, soprattutto nell'Inghilterra, hanno fatto un grandissimo mondiale, sia nei gironi che ai quarti che alle semifinali, e poi durante la finale il Sudafrica è riuscito con la sua difesa
il suo attacco ha davvero un triangolo allargato che è di una natura impressionante per velocità e rapidità, e sono riusciti a inibire il gioco degli inglesi, a far saltare quasi gli inglesi. Non dico una squadra di seconda categoria che gli manca di rispetto sicuramente, però a far vedere che c'è una differenza, almeno in quella partita c'è stata una differenza. Gli inglesi a loro volta avevano fatto una grandissima partita contro gli All Blacks, e gli All Blacks a loro volta avevano fatto una partita immensa contro l'Irlanda, facendola davvero sembrare una squadra un po' spaesata. Quindi ti posso dire che ovviamente le partite sono state studiate perfettamente dai tecnici e eseguite al meglio, soprattutto in Sudafrica. Senti, voi avete cambiato la nazionale italiana, la federazione, quindi anche noi giornalisti, i tifosi, abbiamo cambiato il commissario tecnico, perché Conor O'Shea, una persona deliziosa, sempre disponibile, un vero gentiluomo, era un po' colui il quale sovraintendeva a tutto il movimento degli allenatori. Con Franco Smith avete un allenatore sul campo, di campo, ha giocato in Italia, ha allenato in Italia. Secondo te cosa potrebbe cambiare negli allenamenti, nella propensione al gioco? Secondo te cosa può cambiare? Guarda, io ti posso dire, lo spero, la cosa che potrà cambiare è il fatto di vincere partite a selezione, quindi di iniziare a vincere partite che non vinciamo da tanto tempo. Quindi sull'aspetto tecnico non posso ancora mettermici, perché ovviamente non ho conosciuto Franco Smith, non ho avuto il piacere di... ovviamente l'ho seguito mentre allenavo a Treviso ai tempi e mentre guardavo le partite allora, però non ho ancora avuto a che fare con lui, non so come si pone, ma mi hanno detto tutti che è un tecnico di altissimo livello assolutamente, e che sicuramente sarà una Italia fisica e aggressiva, con un carattere dominante. Senti Max, noi ti ringraziamo per aver aderito al nostro invito a scambiare quattro chiacchiere con noi, ti auguriamo buon Natale, avremo modo di venirti a Dartinoia quando sì, sarai con l'Italia, sarà il nostro bersaglio preferito. Posso dirtelo per averlo visto giocare spesso con la maglia della nazionale, tu con le Zebre, ha sempre l'orgoglio, io sono orgoglioso quando vedo Max Mandà che è venuto poi a fare le foto lì tra i tifosi, c'era sua madre, è l'orgoglio di vedere questo ragazzo che porta in alto i colori italiani, ci mette, poi vincere o perdere lo sport ci sta, sì, no, però Max è un ragazzo che siamo onorati di aver avuto al nostro telefono, l'abbiamo avuto anche volte precedenti. Max, sei diventata la nostra vittima preferita, ti verremo a dare noia con la nazionale. Ragazzi, parole bellissime, adesso mi scappa la lacrima, però ragazzi, ci bene, ci prende anche il giro. Ci prende in giro perché è grosso, capito? Perché è grosso, là ci prende in giro perché ci può picchiare anche. Sì, ora la lacrima scappa a me, ragazzi. Ma noi fuggiremo davanti a Max, che ho avuto modo di conoscere alla rotonda del Bramante, la presentazione di Italia All Blacks, mi ricordo. Ragazzo eccezionale. Sì. Grazie Max, davvero. Grazie mille ragazzi, buone feste anche a voi, e mi raccomando, ti aspettiamo il prima possibile. Assolutamente. Anche a te. Anche a te Max e alla nazionale e alla tua società le Zebre. Un abbraccio forte. Ciao Max. Ciao a tutti ragazzi, buona serata. Ciao. Ciao. E guarda, per dire io, le migliori fortune a una squadra che si chiama le Zebre, ci è voluto del bello e del buono, eh. Tant'è che c'era una mezza idea, Cristina, di portare una franchigia a Firenze, sempre per lo sfruttamento del Franchi. Sì. A me ha un po' annoiato sta storia del Franchi, si va riconvertito. Ci faremo tornei di subbuteo, l'ho deciso io. A posto. Però direi... giustamente si faceva notare... Un ottimo riciclo. Si faceva notare, Cristina, che portare una franchigia che si chiama Le Zebre a Firenze... No, non mi sembra il caso, ecco. Si chiamavano Aironi. Quando... Sì. Potremmo tornare al vecchio nome, io comunque continuerei a volerli tanto tanto bene, quindi no, bisogna... se poi dovessero venire anche a Firenze sarebbe... Guarda Cristina, bisogna voler bene a tutti gli sport. La mission di Stefano Ballerini è stata di dare voce a quegli sport che voce non hanno. La pallamano, il baseball, poca la pallanuoto, poco il rugby.
perché tu sai, chi urla è l'oppio dei popoli, è il calcio di cui tutti siamo innamorati, la mia passione, il mio tifo per la Fiorentina. Però è bene parlare di questi sport e di dare più voce possibile alle franchigie che rappresentano l'Italia, che siano Benetton o che siano le Zebre. Avremo poi l'anno prossimo, a questo punto cercherò di mettermi in contatto per avere Federico Ruzza, mi dirà le stesse cose di Max. Sì, Tanto lo so che si tanto metta quelle d'accordo. sono. Dice, se telefono al Grullo da Firenze, digli le stesse cose che ho detto io. Però per portare a... devo dire, al di là delle sconfitte e delle vittorie, questo però da lì bisogna partire. A me piace molto anche quello che succede intorno a Marrafield, a Twickenham, dove siamo stati l'anno scorso, lo stesso Olimpico, tu lo vivi in prima persona. Certo, come ha detto Max, la missione adesso, l'obiettivo è Ah, è vincere. vincere, Noi sì. non vinciamo una partita dal 2015, vincemmo 27-37 in Scozia contro la Scozia. Sì. È arrivato il momento, Cristina, di stringere qualcosa, visto che le squadre si stanno un po' rinnovando. La nostra squadra parte da una base, Parisse sembra che voglia ancora dare una sua mano e poi... Un giorno faremo una disamina con Parisse o senza Parisse, perché Parisse non ha giocato contro il Canada. Devo dire, Stein come numero 8 è stato veramente Sì, eccezionale. assolutamente. Poi mi ricollego a quello che dicevi prima, vedere l'Olimpico non tanto pieno, vedere che la gente comunque inizia ad andarsene a pochi minuti, non pochi minuti dalla fine, è triste perché so di tempi migliori, so di partite molto più belle, di terzi tempi meravigliosi e al di là della vittoria, appunto, è proprio lo spirito del rugby che si respira in questi eventi internazionali che sta iniziando un po' a scemare purtroppo per i risultati della nostra nazionale. E quindi speriamo che, come ha detto Max, qualcosa cambi, ma non qualcosa, il risultato cambi. Senti Cristina, io ormai sono un vecchio arnese del rugby, ho cominciato a guardare il rugby con il Cinque Nazioni, con Paolo Rosi, il sabato pomeriggio. A me piace la tradizione, piacevano i simboli, uno sport con tradizione anglosassone, veramente meraviglioso, ed era trasmesso in una determinata maniera, il rugby era veramente di estrema nicchia. Adesso il rugby è diventato, non dico uno sport popolare perché direi una sciocchezza, però ho cominciato a mettere il naso fuori. Come si può trasmettere il rugby senza scadere nel terzo tempo? Perché è un mio cavallo di battaglia e spero che voi giovani riusciate a portare avanti questa mia crociata. Perché parlare solo del contorno vuol dire sminuire ciò che succede in campo. Sì, assolutamente. Ora, io ti ripeto, Tu che in campo ci sei. sì, arrivo al rugby per lo spirito proprio di famiglia che proprio si sente appena arrivi al campo. Le partite devono piacere e come si fa a innamorarsi o comunque a affezionarsi a questo sport andando a vederle, non solo quelle che poi appunto si vincono, ma Poi. basta semplicemente andare allo stadio non solo per il terzo tempo, come dicevi te, ma per vedere proprio il rugby giocato anche adesso, che magari è diverso rispetto agli anni che furono tuoi. No, è cambiato tutto lo sport. Se tu pensi che prima sì, erano giocatori forti, però non c'era questa fisicità. Infatti, il discorso anche della regola 50-22 va per salvaguardare e avere meno contatti, meno mischie, meno situazioni che possono portare a infortuni gravi. Sam Warburton, gallese, seconda linea, che è stato anche capitano dei British ed Irish Lions, quindi non sto parlando di uno scappato di casa, ha più volte sottolineato il fatto, e lui stesso ha cessato prima, perché sta diventando troppa fisicità e situazioni che lo fanno essere
quello che non dovrebbe essere, sì, uno sport di estremo contatto, ma non violento. No, esatto. Ora, quello poi si va anche un pochino più nello specifico, da spettatore un pochino più cosciente di quello che magari vede in campo. Proprio per portare pubblico, portare appassionati, ci vuole un lavoro a lungo termine, perché non si può avere tutto subito. Lavorare sulle piccole cose, su già il fatto che comunque magari mi viene in mente le ragazze sono state trasmesse sulla Rai, ma anche le stesse ragazzi, partite del mondiale. Abbiamo avuto Riccardo Bonaccorsi, presidente del comitato regionale toscano, accompagnatore delle ragazze che sono settime, se non erro, nel ranking mondiale. E devo dirvi che il rugby, soprattutto quello a sette, è uno sport olimpico, ma è uno sport godibilissimo, dove si vede la corsa, non ci può essere la mischia, chiaramente lo ripeto sempre, non possiamo fare le Olimpiadi con a 15, no. Perché il recupero, avete visto il mondiale, che per l'Italia il mondiale è cominciato il 20 di settembre e finito il 15 di novembre, perché vi immaginate, non possiamo giocare le partite ogni 4 giorni come può essere il calcio, perché lì c'è da fare un recupero fisico di un certo tipo. È molto tipo. Importante, sì, assolutamente. Quindi rugby a 7 è un'ottima alternativa al 15, da mettere appunto nelle universiadi, nelle olimpiadi, in competizioni molto più importanti, con tempi anche più stretti, giusto? Immagino. E, quindi c'è da fare questo lavoro per raccogliere appassionati, per andare a coltivare appassionati, nuovi appassionati, e tenersi ovviamente quelli che ci sono da più tempo e che magari iniziano un po' a lasciare la loro passione da parte, ecco, perché purtroppo vedo anche quello, ritorno al discorso che appunto lo stadio viene abbandonato molto prima della fine del tempo perché la partita non sta andando come vorrebbero. È un lavoro lungo, ci stiamo tutti lavorando, perché tutti gli appassionati stanno lavorando in qualsiasi modo. E gli addetti ai lavori? No, vabbè. No, Cristina, non tu troppo. Sei fotografa, ne parli, hai fatto parte dell'organizzazione del Sei Nazioni, quindi tu sei veramente nell'occhio del ciclone, sei molto più vicina ai giocatori di quanto non sia io in tribuna stampa, perché in tribuna stampa... parliamo tra giornalisti e il rischio molto spesso è parlare di nicchia, perché poi se dici qualcosa di torto, io l'ho visto alla presentazione del top 12 a Padova, patria del rugby, ti accettano se riconoscono in te delle competenze, te no, assolutamente ti snobbano, perché è un club, tu lo sai, riservato non per tutti. Questo può essere un limite, sarebbe interessante, e noi ci stiamo provando anche a spiegare. Volta per volta abbiamo spiegato la regola del fuorigioco, abbiamo spiegato il placcaggio al collo, quindi tutta una serie di regole, perché ne ha tante, tantissime, e non sono di facilissima lettura per uno che si accosta, perché è uno sport che ha le regole, e chiaramente uno sport di contatto deve avere regole chiare e precise, però è come si parlava proprio con Riccardo Bonaccorsi, è una metafora della vita, sostenere, avanzare, continuare ad avanzare e a sostenere, che insieme. È nella vita, insieme è nella vita di tutti i giorni. E poi si parte da un discorso: rispetto e disciplina. Sì. Dove non c'è rispetto e disciplina, che poi è l'organizzazione, in qualsiasi cosa, dall'ambiente familiare all'approccio scolastico a qualsiasi tipo di lavoro, io sostengo sempre: l'ottimo sportivo diventa un ottimo cittadino. Sì. E vedo, parlando con i ragazzi, ti invito a vedere la trasmissione del giovedì sera dalle 6 alle 7 della Rari, il salotto del nuoto, che è una trasmissione fantastica. Anche lì parliamo con questi ragazzi, ragazzi normali, magari qualcuno fa parte della nazionale come ragazzi del nuoto, un campione come Axel Bielig e Elisa Paludi, che è la sua allenatrice, lui affetto da sindrome di Down, però anche lei mi diceva che quando metteva il capo avanti non lo voleva fare, però ha capito che facendo determinate cose arrivano risultati. Quelli di Axel sono meravigliosi, medaglie d'oro, d'argento, di bronzo, è veramente un campione. Però sia nel piccolo che nel grande
l'educazione e il rispetto che il rugby è innato è la base di tutto. Infatti, ormai sì, si sa, ci sono questi valori che vengono veramente esaltati quando magari andiamo a presentare il nostro sport soprattutto ai genitori che devono iscrivere i loro bambini non al calcio, ma al rugby. Quindi vengono esaltati. Non è. Guarda Cristina, hai centrato un nervo scoperto. Io ho avuto modo di vedere dei tornei di ragazzini. Il problema è, ne parlavamo sempre col presidente, che si può correre il rischio di calcisticizzarci. Sì, questo è vero. Nel senso, persone che non conoscono il rugby parlano molto spesso, genitori, non conoscendo le regole. E andando molto spesso, l'abbiamo visto anche a Firenze, una squadra si è allontanata per protesta contro l'arbitro, che è tutto ciò che il rugby non vuole. Allora, se tuo figlio si accosta al rugby, deve accostarsi al rugby partendo da un presupposto. Prima di tutto, il rispetto. Deve accostarsi al rugby la famiglia del bambino, perché il Esattamente. bambino, mi piace pensare che nasce comunque con un'ideologia diversa, quindi con i valori del rugby già innati. Quindi poi quando si trova. Ci sono anche le pestie, perché non voglio Ma le bestie fanno mediani di mischia, fare. infatti. Però comunque ci sono, i bambini Quelle che sono non fa dito, meravigliosi l'Orbetto e Cacio a Mastracola volte. chiama teste di mischia. Si mischia, sì. Capito? A volte sono ultimamente, purtroppo, sono più i genitori Esatto. di questi bambini, di queste nuove generazioni che dovrebbero approcciarsi al rugby in modo, non tanto i bambini, appunto. Lo vedo anche perché mia mamma insegna e purtroppo i genitori anche degli adolescenti sono adesso dalla parte dei bambini, dei loro figli, quando invece la scuola è un'altra, ai tuoi tempi, Ai tempi si immagino, partiva già dal i miei. presupposto, il professore ha Ha sempre ragione, poi ragione, se ne parla. infatti. Purtroppo Quindi adesso. soprattutto sono le famiglie che dovrebbero entrare nella grande famiglia del rugby, per poi andare a educare tutto il resto. Guarda, Max, tu lo conosci molto meglio di me. Io ho avuto modo di conoscerlo alla rotonda del Bramante per la presentazione della partita degli All Blacks dell'anno scorso. Però vedi, un ragazzo ti presenta sempre col sorriso, Assolutamente, è sì. un nazionale, stiamo parlando di un rugbista della nazionale, non stiamo parlando di altro. Ecco, avete visto con che gentilezza, con che Sì. simpatia, gli ho subito fatto una domanda, dice no, ma veramente l'altra volta, la prima c'ero, quindi è stato subito allo scherzo. Ruzza, che è un amico, senza contare questi del top 12 e quelli di altri sport, si approcciano in maniera molto diversa dallo Sì, sport principale italiano. assolutamente. Sono tutti ragazzi con la testa sulle spalle, sono persone meravigliose, io mi trovo sempre molto bene, sono anche molto molto intelligenti. Vengano, allora, non è detto, io lo dico sempre, un laureato può essere anche una persona che ha ottima memoria. Assolutamente, assolutamente. Però gli sport che vengono da un certo tipo di scuola, diciamo superiore, sto parlando di pallavolo femminile, sto parlando di pallanuoto, sto parlando di nuoto, sto parlando di rugby, sono persone che grazie al loro grado culturale e apro e sfondo una porta aperta, e con me è il presidente della Lega Serie C di calcio, Francesco Ghirelli, la cultura allontana dal razzismo, che è la cosa più stupida che ci possa essere attualmente. Con Max non ne abbiamo parlato perché ti ricordo quell'increscioso episodio che è Sì. avvenuto. Lui è di padre congolese, di madre Sì. italiana, lui ha la pelle nera, ma ripeto, la pelle è una cosa che lui veste la maglia italiana come italiano, è italiano a tutti gli effetti, la porta con orgoglio. Il cuore mio, di Cristina e di Max, più grosso, più piccolo, però ha le stesse funzioni. Vi Assolutamente. garantisco che ha 5 dita delle mani, 5 dita dei piedi, grandi mani, gioca a rugby, però È ha. una delle persone più educate È che io abbia gentili, mai conosciuto. assoluto. Ed è vero, non lo dico perché gioca nelle No, ma zebre, perché io perché te lo è confermo. assolutamente vero, vero. Senti, Cristina, Niente. io ti ringrazio. La nostra trasmissione per oggi dalla Vimba Laca finisce qui, però ti lascio un testimone, anzi due.
Il primo testimone, allora, la tua trasmissione? Sì, mercoledì dalle 6 alle 7 il nostro terzo tempo. Si chiama? Il nostro terzo tempo. Il nostro terzo tempo, benissimo, con Giulia Mastromartino. Ti lascio il testimone di fare da tramite al rugby, anche delle serie inferiori, per trasmettere assolutamente questi valori. Poi sentiremo se sarà possibile andare a fare delle riprese per gli under 6 e gli under 8 con delle Sì, liberatorie, quelli sono i più belli di tutti. sarebbe bellissimo. Ora questa settimana No, ma la... dopo facciamo passare Natale, l'anno nuovo e Sì, faremo ma... anche queste cose. Quindi a questa responsabilità. Grazie Cristina per i contatti, grazie per la tua presenza. Tu sai che io in Cristina we trust, sulle banconote dei dollari in Cristina we trust, perché siamo tutti vecchi barbogi, a qualcuno va consegnato il testimone. Vecchia Io dentro, ma giovane fuori. lo so, ho capito. Cristina, Grazie a grazie. voi, grazie dalla bimba E io vi gialla. saluto come sempre. Buon rugby a tutti. Noi ci vedremo la settimana prossima per gli auguri. Poi, nella puntata della mattina del 23, parleremo, perché il 21 i Medici continuano il loro campionato con le squadre più forti. Rovigo. Rovigo. Per poi chiudere l'anno il 28 a Saint-Donat, dove noi notoriamente facciamo delle partite penose, dove troverò il mio amico Questo. Paul Derbyshire, molto forte anche lui, ex nazionale. Per adesso, buon rugby a tutti! Buonasera.